Amici, siamo appena arrivati a Praga, siamo sbarcati adesso nel nostro hotel. Ve lo devo far vedere. Visto che oggi è il giorno di San Valentino, i ragazzi ci hanno fatto trovare tutta una stanza sanvalentinosa con i petali. Qua c'è la vasca da bagno in mezzo alla stanza. Il lavandino. È veramente spaziale. E qua dentro non ho visto ancora. Ah, ok, qua dentro c'è. C'è il bagno. E quindi vabbè, ce ne staremo qua fino al 17, giorno in cui ripartiremo. Sono le 14, noi non abbiamo mangiato perché l'aereo stranamente ha ritardato un'ora. Allora, a parte che la città è pazzesca, mi piace tantissimo, quel poco che ho visto mi piace tantissimo. Però questa zona dove siamo noi, Nerudova, sono stato bravo? Nerudova. È una zona piena di ristoranti. Ci sono ristoranti dove fanno il goulash, ci sono quei posti dove fanno quella specie di cose arrotolate con lo zucchero che mangiai pure a Budapest, non so come si chiamano, quelle cose dolci di... buono, non lo so. Di buono. E sono pure un po' raffreddato, un po' febbricitante. Questo video sarà virale. Davvero vuoi dire questa cosa? Certo, è bellissimo, è la gag. Andiamo a cercare qualcosa da mangiare. E poi accompagnatemi, signore e signori, in questa magica avventura di 3 giorni a Praga. Volevo prendere il goulash ma non c'era, quindi ho optato per le costolette di maiale. È grasso puro. Ho scoperto che questa qua è una pasta di rafano. Io vado pazzo per il rafano e per il grasso. Raga, sono le 4:30. Siamo stati 2 ore dentro al ristorante e mi sento... male. Male. I miei buoni propositi di diventare vegetariano ogni volta svaniscono così. Ok, sta chiudendo, è arrivato il momento di andare. Però la vista da quassù è veramente molto molto bella. Sì, c'è un piano di sotto, c'è una sorta di mini museo. Ai. Oddio, sto completamente rintronato. Oddio, sbarello. Cioè, tu sei arrivata già? Io non riesco a trovare l'equilibrio. Mi avvito. Ok. Momento merenda. Non ho capito come si mangia. E questa è panna, ma come si arriva al dentro? Si buca da sotto? Non mi sporco, mi sento Nicolò. C'è la cannella, l'ho aspirata. No. Il resto è tipo un cornettone. Oh, ma è pieno di panna. Guarda, cioè, là, guarda là. Dove? No. C'è lo strudel dentro. Quello sto dicendo. Vabbè, ma non va bene. Non hai ancora assaggiato lo strudel. È buono, sì. Dentro c'è il ripieno dello strudel, che sono meluvetta, tutte cose dolci. È molto buono, però da ammazza. Sì. Comunque questa Praga mi sta piacendo davvero parecchio. C'è questa atmosfera gotica. Siamo a Piazza della Città Vecchia e questo castello è veramente fichissimo. Sembra il castello di Bowser. E qua appunto è la zona della città vecchia, la città medievale. Purtroppo l'orologio astronomico è in ristrutturazione, però mi hanno detto è molto molto figo. Però è figo comunque tutto. Ragazzi, vi chiedo scusa, non ce l'ho fatta. Oddio. Direi che questa prima mezza giornata si conclude qua. Io non sono più in grado di intendere e di volere. E vi lascio con una frase interessante. Questa città è proprio a misura d'uomo. Eh? Buonanotte. Ah. Buongiorno amici e benvenuti in un'altra splendida giornata a Praga. Io sono ancora abbastanza rintronato, però ce la faccio. Oggi ce la faccio. Andiamo a fare colazione. Allora, io farei così. Salamino sempre. Però un yogurtino ci sta bene col salame. Prima prosciutto e poi yogurt. Ho pensato fosse necessario anche aggiungere un würstel, dei fagioli, altro prosciutto e l'uovo. Bene, colazione fatta, adesso dovrei avere la forza necessaria per affrontare questa prima metà della giornata ed evitare di sfondarmi a pranzo perché poi mi rovino tutto. Va bene, andiamo verso il castello. Però visto che fanno meno 2 gradi, io mi metterei il cappello.
Siamo entrati all'interno del complesso di questo castello di Praga, che è formato da diverse chiese e diversi palazzi. Questa che abbiamo visto adesso è la cattedrale di San Vito, che cominciò la costruzione intorno al 900 e finì alla fine dell'800. Ha avuto diversi step. La cattedrale all'interno è molto bella in stile gotico ed è un po' il simbolo di Praga, rappresenta proprio la Repubblica Ceca. Questa via che abbiamo appena passato si chiama Vicolo d'Oro ed è la via dove Rodolfo II d'Asburgo fece costruire dei piccolissimi appartamenti per i propri arcieri, 24 arcieri, a difesa del palazzo. Tra l'altro successivamente al numero 22 abitò Kafka, dopodiché arrivarono numerosi orafi e per questo si chiama Vicolo d'Oro, ma la leggenda vuole che questi appartamenti fossero abitati da alchimisti, perché si dice che Rodolfo II stesse ricercando l'elisir di lunga vita. Però a me tutta questa cultura mi mette fame. Cinci. Finalmente prendo la birra. Qua da caipirina fa bene. Da caipirina e birra è una combo micidiale. Ragazzi, mi è arrivata la carbonara con la rocchetta. Allora, diciamo che la consistenza è sbagliata. Ragazzi, non c'è. Non c'è l'uovo. C'è dell'arancio. No, è l'uovo questo. È uovo? Questa è la vera carbonara, ragazzi. Questo è più bello, decisamente. Questo è il goulash zuppa all'interno della pagnotta di pane praghese. È buono. Vuoi assaggiare? Non vi ho aggiornati. Allora, dopo pranzo siamo stati nel quartiere ebraico, che è una zona molto carina. È la zona piena di negozi, bulgari, Gucci, insomma, negozi di alto livello. Non c'erano cose particolarmente interessanti da riprendere, quindi ho evitato. Fortunatamente oggi sto meglio, non sono rintronato come ieri. Mi sta passando pure il raffreddore, quindi direi che ci siamo. Adesso io mi bevo del tè. No, non bevo del tè. Madonna, farà 2000 gradi. Siamo tornati in stanza per una breve pausa tra un pasto e un altro, 10 minuti e andiamo a cena. Sembra che mangiamo sempre, in realtà camminiamo per andare da un ristorante all'altro. Questo ristorante fu di proprietà del pittore di corte di Rodolfo II. Questo è pane fatto in casa con un burro alle erbe. Certo, dal grasso e burro sti giorni. Ed ecco una mia cotoletta con l'insalata russa. Tipo patate. È buonissima, solo è piena di cipolla. Ah, faccio per te. Qua ha cominciato anche a nevicare. Noi siamo tornati in stanza e ci prepariamo per affrontare una nuova splendida giornata. Buonanotte. Buongiorno amici. Ero troppo impegnato stamattina a fare le fotine da Instagram perché mi sono dimenticato di filmare e di darvi il buongiorno. Stanotte qua a Praga ha nevicato, però per fortuna adesso si è aperto tutto e c'è un sole fantastico. Finiamo la nostra colazione a letto da VIP e andiamo a farci un giro. Venite con noi. Questa è veramente la giornata ideale, ci sono 5 gradi, si sta benissimo, non si sente volare una mosca, c'è un sole fantastico. Ah! Abbiamo seguito troppo l'istinto, ma qua c'è un muro e quindi dobbiamo tornare indietro. Stamattina, è quasi luna in realtà. Abbiamo deciso di salire sulla Torre di Petrin, che è la torre osservatorio che dà su tutta Praga. È molto molto bello, specialmente adesso che ha nevicato. Oddio! Ci sono impronte di lupi, evidentemente non ci sono impronte di umani perché non è un percorso fatto per gli umani. Non mi tirare la neve. C'era anche la possibilità di salire in ascensore, ma noi, come si sa, siamo degli intrepidi. Primo piano. Siamo appena arrivati in cima, però in realtà è circondato da vetri, quindi non ti puoi affacciare. Forse era meglio sotto. Prendiamo la funicolare. Finalmente ha un senso l'abbonamento che abbiamo fatto all'inizio della vacanza. Abbiamo trovato questo ristorante fantastico. Vediamo se si mangia pure bene. Sembra di sì, i piatti che girano sono pazzeschi. Proviamo questa birra artigianale monastica. Che buona. Queste salsiccette mi attirano proprio, sono anche i crauti, vediamo, o sono cipolle, mi sa che è marmellata di cipolle. Non so cosa sia, ma è buonissima, mamma mia. Immergiamo nella mostarda. Mamma mia, è super. Dovremmo aver visto quasi tutto qui a Praga, nella zona centrale. E torniamoci a fare una passeggiata, vediamo se troviamo qualcosa che non abbiamo visto. T-
dobbiamo smaltire tutte le salsicce che abbiamo mangiato. Mi sto comportando davvero male questi giorni. Non posso mangiare tutta questa carne. Siamo arrivati in cima dove c'è questo grande metronomo e devo dire che la vista è molto molto bella, specialmente al tramonto. Una volta qui però c'era la statua di Stalin, che poi dopo il regime è stata abbattuta ed è stato costruito questo metronomo. Amici, anche questo viaggio volge al termine. Vi ho risparmiato la cena perché abbiamo mangiato una pizza terribile sul letto, insomma, niente di entusiasmante. Praga mi è piaciuta, è un po' tipo Budapest come genere. Voi seguitemi su Instagram, perché io quando faccio queste gitarelle metto un sacco di foto e di stories su Instagram. Vi invito a iscrivervi anche al suo di Instagram. Mettete mi piace al video. Brava. Poi attivate la campanella elettorale. La campanella. Cosa devono fare al pulsante dei mi piace? Devono scassarlo, devono disintegrarlo. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Ciao.